Il nulla di fatto del 19 dicembre scorso, quando si sarebbe dovuto tenere un vertice ministeriale a Roma per sbloccare i pagamenti a favore delle aziende umbre che hanno lavorato in subappalto sulla Perugia e Ancona, ha riportato nella totale incertezza il presente e il futuro della direttrice. Torna a farsi sentire così l'ANCE, sindacato costruttori di Confindustria, che rinnova il suo accorato grido d'allarme dopo la conferenza dei giorni scorsi in cui ha fatto il punto della situazione. Succede quello che temevamo, e cioè che tutti quanti tendono a non assumersi responsabilità di fronte ad una situazione che diventa ogni giorno più drammatica. Si rischia di non, i cantieri sono fermi, la strada non è, l'opera non è completata, le imprese che hanno svolto invece i lavori e positivamente i lavori non sono state pagate. Quindi il rischio concreto è che salti non solo un sistema delle costruzioni, a partire dalle imprese saltino le imprese, migliaia di lavori, di posti di lavoro, salta tutta una filiera, lunghissima filiera, e questo accade di fronte ad un'opera che doveva portare ricchezza e sviluppo al territorio. Un'opera interamente finanziata, e questo fa, come dire, arrabbiare ancora di più. La questione è che in pochi mesi le nostre imprese sarebbero in grado di completare, pochi mesi si completa l'opera e così messa a disposizione dei cittadini. C'è un'unica condizione: non ci possiamo permettere che diverse decine di milioni di imprese fornitrici ed esecutrici non vengano pagati. Questa è l'unica condizione. Quindi, come dire, è paradossalmente una situazione molto difficile, drammatica, ma anche molto molto semplice. Con pagando le imprese si riprendono i lavori, si completa l'opera, che oltretutto appunto è finanziaria. Dunque la Perugia-Ancona è destinata a restare incompleta. Le aziende umbre, circa una trentina per un credito complessivo sui 40 milioni, continueranno a non essere pagate, e su questa storia rischia di rimetterci un intero settore, con il paradosso che i soldi ci sono ma non si trova il modo di farli uscire fuori. E cioè ci vuole qualcuno, ed è ovvio che devono essere le istituzioni pubbliche e l'ANAS attraverso la Quadrilatero, che stanno amministrando soldi pubblici, che si devono far carico almeno di un incontro nel quale si cerchi di trovare qualche via d'uscita. Adesso si narra che verrà spostato il tavolo dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al Ministero, al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, senza capire che l'interesse di tutti, a partire da quello delle imprese, l'interesse di tutti non è trovare qualche ora di cassa integrazione, certo, al MISE, si tratta, certo, di parlare di strade, di infrastrutture, e l'interlocutore giusto è il Ministero, è l'ANAS e il Ministero. Una cosa deve essere chiara: questa volta, dopo tre, forse è meglio dire quattro fallimenti, i lavori non riprenderanno se non perché siamo ovviamente così, le nostre imprese, i nostri lavoratori sono così, disperati, esasperati, faremo di tutto per impedire che attraverso ulteriori ribassi e trattativi e ulteriori balletti e questo gioco incredibile di scatole cinesi si tenti di far fallire qualcun altro, insomma.